Dottor Damiani, oggi avete presentato qui in Regione a Pescara un sito depuratori, un qualcosa che serve a depurare le acque. Di cosa si tratta? Si tratta di tecnologie naturali innovative, peraltro molto incoraggiate dalla legge vigente, il testo unico ambientale, che in pratica per agglomerati di 50 abitanti, ma fino a 2000 abitanti, consigliano di utilizzare delle tecniche di depurazione basate sulle piante. Esistono quindi, si chiamano fitodepuratori. Fito perché sono dei letti, ghiaiosi, costruiti artificialmente, dove si impiantano delle piante palustri, anche piante ornamentali, no? Che sono piante che hanno la caratteristica di ossigenare attraverso le radici il substrato. Attraverso questi letti, che sono letti filtranti, si fa scorrere la fognatura e attraverso processi biochimici naturali che avvengono in questa massa le acque vengono depurate. Il vantaggio è l'inserimento nel paesaggio, che è straordinario, l'assenza di manutenzioni, di parti elettromeccaniche, non ci vuole corrente elettrica e niente, e sostanzialmente i bassissimi costi di manutenzione. Questa tecnica è molto sviluppata in tutto il mondo industrializzato, stiamo parlando degli Stati Uniti, della Germania, dell'Australia, ma da noi in Abruzzo e anche in altre regioni italiane siamo abbastanza in ritardo, ci sono pochissimi impianti. Ecco, abbiamo voluto far conoscere quindi questa tecnologia che è molto promettente e che va verso un futuro sostenibile.